90 milioni di euro per la riqualificazione del centro storico di Napoli è l'oggetto del contratto istituzionale di sviluppo siglato questa mattina in prefettura tra Comune, Regione ed i ministri al sud e ai beni culturali Barbara Lezzi e Alberto Bonisoli con il prefetto Carmela Pagano. Un progetto che si inserisce nel piano operativo Cultura e Turismo e prevede per la città 90 milioni a valere sul fondo di sviluppo e coesione destinati al recupero e alla valorizzazione del centro antico. Sono 90 milioni di progetti veri, certi, che puntano alla riqualificazione del territorio, rigenerazione urbana, innalzamento della qualità della vita, più servizi, più vivibilità, e quindi ancora una volta puntiamo sul patrimonio monumentale, sulla bellezza della città, sulla cultura e sulla vivibilità. Questi soldi si vanno a innestare su tutte le altre misure su cui stiamo lavorando. Insomma, Napoli è diventato un laboratorio di concretezza, competenza, professionalità e, consentitemi, anche di leale cooperazione tra tutte le istituzioni, cosa non scontata. Quando si lavora in squadra così si può andare lontano, e noi ci auguriamo che questo spirito del contratto istituzionale di sviluppo possa contrassegnare anche gli altri tavoli con cui stiamo lavorando con il Governo nazionale. Sono 90 milioni che, come abbiamo detto durante la seduta al tavolo, erano già stati stanziati. La scommessa è spenderli e spenderli bene. Io direi che la collaborazione con il Comune e la Regione è abbastanza proficua, quindi ci sono tutti gli elementi per andare avanti anche velocemente. Gli interventi interessano in particolare il rione sanità con la riqualificazione di arredi e percorsi pedonali, il restauro di Galleria Principe, Palazzo Penne, del complesso dell'Annunziata e dell'ex convento delle Cappuccinelle, la messa in sicurezza della collina dello Scudillo, oltre ad interventi di valorizzazione del centro storico di Napoli, sito UNESCO, che si aggiungono a quelli già in corso. Anche su questo contratto noi abbiamo pensato a tutte misure che vanno a riqualificare il territorio e a consentire agli autoctoni di vivere ancora meglio in questo territorio. E poi, insieme con il governo, ma già noi autonomamente, abbiamo già messo in campo una serie di misure contro la cosiddetta gentrificazione e contro anche la modifica dell'identità territoriale dei nostri luoghi, cioè disincentivare chi vuole aprire esercizi commerciali che non hanno per esempio nulla a che vedere e sono seriali in una certa realtà storica, e incentivare invece tutti coloro che aprono botteghe artigiane, trattorie tipiche, esercizi commerciali che sono in linea con l'identità del territorio. Per noi è importante lavorare, partire il prima possibile, la data di partenza dell'orologio sarà tra qualche giorno, perché abbiamo alcuni dettagli burocratici da fare, ma fate conto che noi già per il mese di settembre avremo bisogno, e chiederemo al Comune, di avere le schede operative dei progetti che sono stati elencati, e quindi da lì in poi si potrà partire con la fase operativa vera e propria.